Anghissà, ti chiedo scusa per il vantaggio del Napoli. Colpo di testa vincente di Anghissà, sesto minuto, Napoli 1, Torino 0, a te la linea. Ancora Anghissà, ti chiedo scusa. Zanarini, questa volta di piede, azione in contropiede con Anghissà, freddissimo, entrato in area di rigore da destra. Ha aspettato la mossa di Milinkovic-Savic per poi beffarlo sul palo di competenza del portiere. E interrompo sempre te, Nicola. 3-0 Napoli, Kvarat sveglia, 37esimo minuto, vicino alla curva va a prendersi l'applauso della numerosa folla di fede azzurra. Prova Singo al volo, poi Sanabria e accorcia le distanze il Torino grazie alla conclusione toccata dal portiere. Cialanoglu centralmente, una triangolazione che si chiude con lo stesso Barella, il pallone in mezzo di Marcos, destro, rete! Ha segnato l'Inter e questa volta il gol è validissimo ed è un gol bellissimo questo della formazione nerazzurra che ha praticamente tagliato in due la difesa della Roma. Sbaglia Barella, recupera palla Spinazzola che può avanzare sulle rigore, sovrapposizione di Zaniolo, crossa la parte opposta, Dybala sinistro! Paulino Dybala è l'ombre mascherato, mette in porta il gol del pareggio giallorosso, il numero 21 non concede spazio quando entra in area di rigore e può basculare col suo sinistro, non sostanzialmente, non concede possibilità al portiere avversario di intervenire, il pareggio della Roma. Pellegrini probabilmente andrà a recapitare il pallone dentro l'area di rigore, colpo di testa, rete, ha raddoppiato la Roma. Esattamente al minuto 30 nel corso della ripresa, pallone verso il secondo palo, il colpo di testa non abbiamo visto di chi Smalling sia stato, ma del solito inarrestabile Chris del London Tower Smalling, che porta in vantaggio i giallorossi. La rimessa con le mani in favore delle Milan proprio davanti alla panchina dell'Empoli, viene battuta forse una po' a sorpresa da Tonali per Leao che si libera, la mette al centro, occasione, rete per il Milan che si porta in vantaggio con Rebic, mentre Bairami parte, rete, strepitoso gol di Bairami al 91esimo, entrano tutti in campo, Paolo Zanetti scatenato, bucate le mani a Tatarusanu, non impeccabile, mancherebbe un minuto, il Milan si rovescia in avanti, il colpo in testa pericolosamente in aria, gol, il Milan si riporta in vantaggio con il messo a segno da Balotelli, l'uomo che non ti aspetti. C'è l'opportunità addirittura di lanciare Leao in contropiede, sono i suoi palloni. Leao infatti arriva da Vicario e la chiude con un tocco sotto. Empoli 1, Milan 3, 3 gol nel recupero. Zaccagni al limite, c'è libero Felipe Anderson, riceve il pallone, aria, pallone in mezzo, la conclusione del gol. Il gol della Lazio di Zaccagni. E la Lazio si parte in vantaggio al 12esimo minuto. Pallone nuovamente allontanato, poi c'è la conclusione alla rete di Alessandro Romagnoli. Il primo gol di Romagnoli con la maglia della Lazio. Arriva al 24esimo minuto e va sotto la curva nord. Lancio in profondità, brillante per Immobile di Luis Alberto. Immobile supera Drongoski, posizione defilata, porta vuota, rientrano i giocatori dello Spezia. Poi sta arrivando Zaccagni, Milinkovic, rete. Splendida azione della Lazio per il 3-0, Sergei Milinkovic e Savic, occhio Milinkovic, scavetto e sono 4, quarto gol della Lazio, doppietta di Sergei Milinkovic, esattamente al 91esimo, 4-0 per la Lazio, che chiude in bellezza questa partita. Vantaggio del Monza, firmato Pessina, Samp 0, Monza 1 al minuto 11, a te. Il tentativo adesso da parte di Tosved con pallone per l'Oriente, interno all'area di rigore, sul destro il tiro, il gol del vantaggio del Sassuolo, il pallone bacia la parte interna del palo, nulla da fare per Sepe, il Sassuolo è in vantaggio. Ha lasciato il segno Ciovani, dunque si è sbloccata la partita allo stadio di Via del Mare con il rigore trasformato dal capitano Grigio Rosso, si è sbloccato il risultato al 20esimo, Lecce 0, Cremonese 1. Parte Pinamonti, il tiro, il gol del 2-0, Sassuolo 2, Salernitana 0, botta forte, raso terra alla destra di Sepe che ha intuito la direzione giusta ma non è riuscito a toccare
il pallone potente e preciso. Strefezza contro Radu, il fischio di Marinelli, la breve rincorsa di Strefezza che spiazza Radu e pareggia i conti al 42esimo. Lo stadio di Via del Mare in estasi per il pareggio di Strefezza. 3-0 Sassuolo Torsved, il tutto all'ottavo minuto. Sassuolo 3 Salernitana 0, il gol di Torsved su ripartenza norvegese implacabile. Raddoppio, scusa Manuel, del Monza, siglato da Caprari. Minuto 22, cambia nuovamente il parziale a Genova, Sampdoria 0, Monza 2, ribadisco Caprari il marcatore, a te. 4-0 a favore del Sassuolo, in contropiede ha segnato Arrui, Sassuolo 4, Salernitana 0, il quinto gol del Sassuolo, Sassuolo 5. Salernitana 0, marcatore Antist. Un'altra possibilità del Monza in area di rigore, sta per arrivare al tiro Sensi, 3-0. Il 3-0 che pone fine a questa gara, siglato da un altro ex, Stefano Sensi. Muriel la mette al centro, palla per Lukman che porta in vantaggio l'Atalanta. Pallone non controllato dalla difesa viola, Muriel vede l'inserimento di Lukman e al 13esimo minuto si sblocca la partita. Kostic ha segnato la Juventus in contropiede, Juventus 1 Bologna 0, l'assist di Vlahovic e la Juventus passa in vantaggio. Kostic dall'altra parte, questa volta sulla destra, prova a rientrare, prova ad armare il suo sinistro sulla destra, McKenny, cross, Vlahovic, colpo di testa, rete! Raddoppio della Juventus, cross di McKenny, Dusan Vlahovic torna al gol, schiaccia, mette il pallone dall'altra parte dove Skorupski non può arrivare e la Juventus raddoppia. 14esimo, Juventus 2 Bologna 0. Pallone che resta lì, poi viene allontanato affannosamente dalla difesa della Bologna, in particolare da Sosa, ma poi Milik, rete della Juventus al volo con il sinistro, anche Arek Milik trova il 3-0, gran gol. Recupera Lazovic dalla destra, parte il cross, Piccoli cerca di impattare di destra, non ci riesce, Doig, stupendo gol al volo di sinistro da parte del ventenne scozzese che ha battuto Silvestri sul secondo palo di collo pieno, gran gol da parte di Doig e il Verona alla metà esatta del primo tempo si porta in vantaggio con il gol numero 2 di Doig. Arslan non riesce a controllare il pallone che però resta in campo, ancora il numero 5 dell'Udinese, si destreggia Arslan, poi serve Udogi, il dribbling su Ceccherini, poi Samardzic dentro, Deulofeu, Beto ed eccolo il pareggio dell'Udinese al 25esimo della ripresa, è il quinto gol in campionato di Beto. Va via Arslan e quindi Samardzic che calcia sul secondo palo, interessante, rete, il gol dell'Udinese, il gol del vantaggio su pennellata di Samardzic, probabilmente è stato Biol probabilmente a realizzare il gol del 2-1, il gol del 2-1 friulano è stato Biol.